Benvenuti in questo tutorial dedicato ai millesimali e oggi vedremo come è strutturato quella che è l'interfaccia grafica del software. Innanzitutto qui abbiamo la possibilità quindi di andare a attivare e disattivare quella che è la chiave, il simbolo della chiave, poi andiamo nella sezione home. Nella sezione home ho la gestione appunto delle impostazioni generali di quando io vado a creare quello che è i dati del tecnico, vado ad inserire quelli che sono i dati del tecnico e poi posso procedere quindi dal menu home ad aprire un progetto già preesistente, a crearne uno nuovo, quindi a fare salva con nome, in modo che posso andare quindi a creare più file di salvataggio. Come vedete è rappresentato in tab, quindi in un ribbon, dove appunto una volta che ho caricato quello che sono informazioni del condominio posso inserire, quindi visualizzare tabelle, spese condominiali ed eseguire tutte quelle che sono le varie stampe. Dal menu help qui abbiamo la possibilità di disattivare sempre la gestione di licenza o attivarla, aprire un ticket d'assistenza, teleassistenza, manuale utente e informazioni generali sul software. Quindi come interfaccia è abbastanza molto semplice e lineare. Andiamo ad aprire un progetto di base in modo da far vedere come nelle impostazioni io si va ad attivare quelle che sono le informazioni del tecnico e imposto i metodi di calcolo. Dalla sezione tabelle, una volta che ho creato la struttura ad albero, io posso scegliere quindi di andare a visualizzare tutte le tabelle calcolate, millesimi generali, tabelle scale, ascensore e altre tipologie di tabelle, quindi riscaldamento o colonne di scarico o portineria, se è il caso. E ovviamente posso poi andare a gestione dedicata anche nel menu tabelle e coefficienti di riduzione, dove io posso quindi visualizzare tutti i coefficienti delle varie tipologie di coefficienti di utilizzo, destinazione, funzionalità, orientamento, eccetera, e posso applicare, aggiungere anche delle voci in modo da poter aggiungere delle voci personalizzate, aria bici ad esempio, e quindi posso inserire quindi dei valori personalizzati e salvarmi all'interno delle mie tabelle di coefficienti in modo da poterle poi andare a richiamare nella corrispettiva colonna dei coefficienti delle unità immobiliari. Questo mi dà la possibilità quindi di poter personalizzare anche quelli che sono i coefficienti. La sezione di stampa, esportazione del formato Excel, ovviamente le tabelle. Qui abbiamo quello che abbiamo generato come tipologia, orientamento verticale o orizzontale della stampa. E per quanto riguarda questo, per quanto riguarda le singole tabelle, poi se voglio andare nella sezione stampa, io qui posso fare stampa globale e avere quindi tutto il report della stampa globale in orientamento verticale, orizzontale, con fonte spizio di tutto quello che ho generato, tabelle, relazione tecnica, tabelle generali, eccetera. Ho la gestione anche delle spese, ripartizione di spese, come vedete qui c'è già tutta una ripartizione già creata, posso duplicare, esportare in formato Excel e stamparlo. E abbiamo poi una sezione dedicata anche alla esportazione delle tabelle generali in formato Excel, riepilogativa e di schede delle singole unità immobiliari. Una cosa importante, quando io vado a gestire quello che è il condominio, io qui dal condominio ho la gestione e la possibilità di creare quindi quella che è la palazzina, andarla a strutturare in modo manuale, quindi aggiungendo il piano. Quindi all'interno del piano aggiungendo l'unità immobiliare e l'unità immobiliare, quindi aggiungere i singoli vani dell'unità e soprattutto, molto importante e utile, è quella la possibilità di caricare quello che è la planimetria in TXF. Difatti io ho la possibilità di andare a aprire acquisisci tabella, vedete qui già c'è una planimetria creata dove io mi posso appunto andare a ricavare quelli che sono i metri quadri delle singole unità immobiliari, dei singoli vani delle unità immobiliari. Posso procedere anche ad aggiungere altri formati, quindi in questo caso andiamo ad aggiungere il nostro andiamo a vedere, ok, questo qui 11 luglio, andiamo a inserire. File di riferimento, apri, e
E quindi automaticamente, vedete, mi ha caricato una seconda tabella, tab, quindi sono più schede CAD, dove io posso gestire, c'è un CAD integrato dove io posso andare a scegliere quelle che sono le funzioni di adattamento della misura. Da questo punto a questo punto, mettiamo 2,74 m, va bene, già era scalata. E ovviamente io posso selezionare un appartamento per punto interno oppure per polilinea. In questo caso è molto più comodo perché io posso andare a delimitare bene quello che è la e vedete, mi ha definito quelli che sono i metri quadri e quindi è caricata all'interno dell'unità, quindi mi facilita anche l'inserimento del dato. Poi posso ovviamente seguire tutta quella serie di modifiche di dimensionamento del testo, eliminazione del testo e quant'altro. Quindi mi dà la possibilità, quindi in questo modo, di poter ricavare quelle che sono le informazioni. Salva e chiudi, mi salva quindi la parte dedicata all'acquisizione grafica e quindi ritorno appunto nella gestione del mio, per quanto riguarda il mio praticamente progetto.